troviamo attribuita da Pelle e la troviamo attribuita ad Aristotele. Questa tradizione che noi troviamo in Diogene Laerzio nel secondo caso, nel primo caso in Ariano, che questi due grandi personaggi che in modi diversi gravitano intorno alla figura magnetica, carismatica di Alessandro Magno, sono due personaggi che si caricano le dita di anelli fino quasi a non poterle muovere, il che per Aristotele, poveretto, poteva filosofare anche con le dita immobili, credo che per Apelle creasse qualche difficoltà in più nella pittura. Ma insomma, resta questa immagine. Al contrario, nell'arte romana noi abbiamo discreto numero, pensate solo ai grandi episodi delle città devastate dalla furia del Vesuvio nel 79, Milano, Pompei, Oplonti e compagnia, abbiamo un ampio, interessante numero di opere e abbiamo un numero limitato di nomi. Sono pochissimi, pur nei grandi compendi, Pino Vecchio, di Vitruvio, eccetera, i nomi di artisti, tant'è che uno solo possiamo collegarlo strettamente alle opere, ed è quel genio assoluto che è Fabullo. Fabullo è il grande pittore favorito di Nerone, Fabullo è il coordinatore di quelle grandi imprese collettive, dove però la sua impronta, insomma, la zampata del leone, è evidente, che sono per un verso la Domus Aurea sul Colle Oppio di Roma e per un altro verso la Villa Imperiale, la cosiddetta Villa di Pompea a Oplontis, Campania. Ok, questi due momenti. Poi c'è chiaramente il contromito medievale, che è un mito ampiamente costruito nell'Ottocento, dell'artista artigiano. Voi avrete magari qualche ricordo scolastico, l'hanno inflitto a tutti, è solo questione di generazioni, ricordo scolastico dell'artista che poverino era considerato come un artigiano, il feudatario lo considerava... E questa è una favoletta che è stata Biancaneve e Cenerentola, perché se voi andate a vedere l'altare d'oro di Volvinio, già fatto che lo chiamiamo altare di Volvinio, cioè dell'artista, è significativo, che viene consacrato nell'835, quindi in piena età carolingia, regnante Ludovico il Pio, nel presbiterio di Sant'Ambrogio Maggiore a Milano, ci accorgiamo del piccolo dettaglio che in una formella c'è Ambrogio, vescovo patrono di Milano, Ambrogio padre della Chiesa Latina, Ambrogio personalità carismatica della cultura del tardo antico, che sta incoronando l'arcivescovo Angilberto II, il committente, logico. Ambrogio che incorona il suo successore, ma dall'altro lato abbiamo Ambrogio che incorona Volvinio, l'autore Volvinius Magister Faber, incoronato da Ambrogio in quello che è il sarcofago reliquiario altare della Basilica Civica di Milano. Non mi sembra proprio un artigianello quello che viene trattato in questa solenne maniera. Questo per dire che l'Ottocento ci ha dato tante simpatiche idiozie, come dire, dal matroneo allo Ius Primae Noctis all'artista artigiano, e poi una in più non guasta.